Oggi parliamo di Trick and Tray e 80 Revolution, l'ultimo kayak uscito da casa Big Mama. Di questo kayak oggi presentiamo i due tipi di timone con i quali può essere equipaggiato. Quando lo acquistiamo posso richiedere di avere il timone con il quale è stato progettato, un timone molto lungo e sottile, oppure possiamo chiedere di equipaggiarlo con lo stesso timone del Trick and Tray e 30, un timone meno impegnativo, più corto e largo. Come si comportano i due timoni in acqua lo vediamo in delle prove fatte recentemente, montando, già navigando sia con l'uno che con l'altro timone. Bene, vediamo innanzitutto cosa hanno in comune. Hanno in comune la loro efficacia, entrambi i timoni funzionano egregiamente. Li ho provati tutti e due con condizioni non proprio tranquillissime, diciamo il mare non era proprio liscio, pertanto ho potuto fare un confronto dove ho visto gli aspetti dell'uno o dell'altro, che non sono aspetti positivi o negativi, ma sono il tipo di intervento che il timone ha nel far girare il kayak. Bene, dopo aver visto questi aspetti abbiamo un po' più chiaro la scelta del nostro timone e vi ringrazio per la visione, vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao!